Al sesto seminario della Scuola di Liberalismo Ludwig von Mises 2015 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo Magna Grecia di Catanzaro è intervenuto il professor Guglielmo Piombini della Fondazione AIEC Italia, che ha svolto una relazione sul tema Prima dello Stato, il Medioevo della Libertà. Il seminario è stato introdotto da Sandro Scoppa, presidente della fondazione organizzatrice, il quale ha innanzitutto evidenziato come l'analisi storica, sociologica e politologica abbia ormai fissato il punto secondo cui lo Stato sia un fenomeno eminentemente moderno, che si è affermato progressivamente tra il XV e il XVII secolo. Esso è quindi diventato lo strumento di un processo autoritario che ha gradualmente sepolto la libertà creativa medievale sotto il peso di un pervasivo apparato politico-burocratico e di innumerevoli leggi e regolamenti entrati sempre di più negli aspetti più intimi della vita umana. Occorre pertanto passare al setaccio le istituzioni medievali, ha ancora aggiunto Sandro Scoppa, e verificare se esse non siano state in grado di tutelare la libertà individuale di scelta e la cooperazione sociale volontaria in maniera più efficace del moderno Leviatano. È quindi intervenuto il professor Guglielmo Piombini, il quale ha iniziato la sua relazione spiegando come la storiografia contemporanea abbia da tempo dimostrato l'infondatezza della tradizionale raffigurazione del Medioevo come epoca buia e ha avvalorato la tesi che essa sia stata invece una delle più luminose e creative della storia. È stato infatti durante il Medioevo, ancora evidenziato il relatore, che l'Europa, grazie alla competizione tra poteri politici indipendenti, ha realizzato una serie di innovazioni sociali, economiche e tecnologiche che l'hanno posta all'avanguardia rispetto al resto del mondo. In particolare la nascita dei comuni e delle città libere è stato un fatto di importanza assoluta. Nelle città medievali è nata infatti la moderna economia di mercato per opera della borghesia. Professore Piombini, il Medioevo è stata un'epoca di oscurantismo o un'età ricca, varia e creativa? Purtroppo sul Medioevo continua a gravare una leggenda nera, almeno a livello popolare, malgrado già da molti decenni la storiografia contemporanea abbia dimostrato l'infondatezza della tradizionale visione del Medioevo come età oscura posta tra l'antichità classica e il Rinascimento. In realtà fu proprio durante questi presunti secoli bui che l'Europa realizzò tutte quelle grandi innovazioni tecnologiche ed economiche che hanno poi permesso all'Europa di acquistare la supremazia rispetto alle altre civiltà mondiali. Oggi, ha concluso il professor Piombini, lo Stato moderno sembra essere entrato in una crisi irreversibile perché gli Stati nazionali appaiono sempre più come delle macchine fiscali insaziabili e indebitate che consumano la ricchezza prodotta dalla società. Il Medioevo può servirci allora come un modello alternativo alla logica centralizzatrice e burocratica dello Stato moderno. L'interessante dibattito svoltosi alla fine della relazione, alimentato dagli interventi dei partecipanti al seminario e dagli approfondimenti del relatore, ha poi concluso il sesto incontro della Scuola di Liberalismo Ludwig von Mises 2015, settima edizione di Catanzaro. Il prossimo appuntamento, il settimo in programma, è previsto per il 13 marzo alle ore 15, sempre presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Magna Grecia. Interverrà come relatore il professor Nicola Iannello della Luis Guido Carli di Roma, che tratterà il tema Decrescita, le vecchie ragioni di una nuova sfida al libero mercato. Per maggiori informazioni consultare il sito fondazionescoppa.it.